tutti ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti in questo mio nuovo video del giorno dopo. E il giorno dopo si gode ancora grazie agli interisti che offendono, che hanno offeso sotto al mio video. Belli pacioconi, ma quanto video del cool che vi abbiamo messo nei guai. Vi abbiamo messo nei guai, non lo negate, perché state a più 2, più 1. Ma ricordo anche a più dalla quinta, dalla sesta, cioè mi state strizzando un poco poco. Io personalmente una vittoria dell'Empoli me la giocherei, perché l'Empoli vista col Torino è cazzuta come squadra, quindi io starei attenta a fare lo sbruffone, ok? Bene, avete preso una bella pagliata, 4 gol e ciaone. Bene, 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 sono veramente contento, tranne per le visual del video del giorno del post partita. Ho fatto una bella sigletta dell'intro e boh, ancora 1000 visual. Vabbè, saranno le finte classiche di merda che non sono arrivate. E vabbè, calma fa. Comunque, questa mattina, scusatemi, per me è mattina, per voi sono le 2, va bene. Questa mattina comunque mi sono preso la briga, ok, di iniziare questo video rispondendo a un tizio sotto al mio video che ha fatto il solito sbruffone, ha fatto il solito che offende, ok? Quindi andiamo a leggere questi commenti, poi parleremo della partita ovviamente, anche se non c'è niente da dire. Comunque questo tizio, ok, ha scritto, non prendo manco la briga però di mettere lo screen, perché sto tizio non se lo merita manco, anche perché mi fa seria e fa un screen e metterlo là, quindi ok. Però attenzione, non lo offendete, mi raccomando, non lo offendete, un facite scema, ok, basta. No, vi ho avvisato, perché se dopo aver letto questo commento, dopo un'ora leggo le offese sotto questo Alan, vi blocco, ok? Io ho anticipato, perché i social network, io sono il primo che dice basta a queste offese gratuite, ok? Bene, qui comunque questo Alan ha scritto: ma guarda la bacheca dell'Inter e poi stai zitto, coglione! Giustamente la ciliegina sulla torta del coglione. Allora, purtroppo, come ho commentato io, la bacheca non scende in campo, ok? Io ho rispetto per la storia e per la bacheca dell'Inter e del Milan, che ha più vittorie dei Champions di voi, tra parentesi, ok? Io ho tantissimo rispetto e rosico nel vedere la vostra bacheca, rosico, perché avete avuto delle proprietà tifose, tifose, famiglia Moratti, Berlusconi, ok? Rosico, Agnelli per la Juve, rosico nel vedere la vostra bacheca piena di trofei. Nostro unico trofeo, ok, quella con Maradona, che con il presidente era tifoso del Napoli, ma fatta strunzata. Mo noi abbiamo De Laurentiis che non è tifoso e sa contenta roposizionamento. Però, caro mio, come dico nei confronti di De Laurentiis, a dire non pensare sempre al passato, di dove ci hai preso nella merda, perché bisogna prendere l'insegnamento, il passato, per vivere il presente e scrivere il futuro, programmare il futuro. Voi che vi fissate col triplete, la bacheca, non andrete mai avanti e mo rischiate anche la Champions League, ok? Bene, spero di essere stato chiaro. Poi ha continuato: se arrivi secondi non vincete lo scudetto. Giusto, giusto, non siamo mica voi che siamo arrivati terzi, abbiamo vinto lo scudetto, è giusto, è giusto. Poi in questi 8 anni cosa hai vinto? E parla italiano che non ti capisco, terrone di merda. Allora, io parlo come cazzo voglio, chiuso l'argomento. In questi 8 anni almeno abbiamo vinto 2 Coppa Italia e 1 Supercoppa Italiana. Abbiamo sfiorato lo scudetto, sfiorato, 3 volte dal 2010 all'anno scorso l'abbiamo sfiorato, però non l'abbiamo vinto grazie a De Laurentiis di merda. Però voi, no, almeno l'abbiamo sfiorato, voi siete ancora dietro, anni luce. Però io penso che l'Inter prima o poi, io sono il primo che dice che l'Inter e Milan prima o poi ritorneranno, e i posizionamenti De Laurentiis se li può mettere in giù, ok? Beh,
Poi l'ultimo commento, la ciliegina sulla torta, vivi nella monnezza e camorra e parli disoccupati di merda. A parte che, sentendo i TG2, i TG in generale, ho sentito che la camorra si è spostata anche a nord, a Milano, Venezia, quindi io starei zitto. Poi, anche i rifiuti stanno a Milano, bello caro, non siamo gli unici che hanno questo problema, ok? Poi vabbè, solito luogo comune, camorra, ecco qua io. Siete diventati pesanti queste offese sui luoghi comuni, basta. Si vede proprio queste offese che stai rosicando come un castoro. Si vede. Comunque, chiudi la porta quando esci da questo canale perché ti era corrente, ok? Non vuoi pirafrid. Bene, detto questo, minchia, 5 minuti per parlare di questo tizio, va bene, voglio, che c'è da dire della partita? Che c'è da dire? Abbiamo dominato, abbiamo fatto una grande partita, purtroppo io personalmente avrei preferito una rimonta mega galattica con l'Arsenal e perdere con l'Inter in casa, e purtroppo non è andata così, comunque io godo ancora per i 4 pappini che gli abbiamo regalato, soprattutto dopo l'andata con le offese a Koulibaly che è stato il migliore in campo, me l'ha messo proprio in quel posto, soprattutto sul tiro di Lautaro Martinez che io l'ho visto è gol, per lui ha anticipato il movimento della palla, quindi intelligenza mega galattica del difensore napoletano. Zielinski botta da fuori che apre le danze, appunto Mertens con un colpo di testa, lui un nano, va bene. Poi da parte di Fabian Ruiz che il secondo gol è stato anche un tiro intelligente perché Insigne ha fatto il movimento, Fabian Ruiz ha fatto la finta di servigliela e invece ha tirato sul primo palo di Handanovic. Poi secondo i telecronisti Sky, Handanovic migliore in campo. Sul primo palo poteva fare qualcosa di più, personalmente. Comunque, vittoria meritata, purtroppo condita dall'amaro gol subito sul rigore, giustamente non hanno segnato coppe di testa, i tiri da fuori, non hanno fatto niente e quindi l'hanno sbloccata sul rigore, hanno manco riaperto, ma comunque il gol della bandiera hanno fatto, e vabbè. Comunque l'Inter con questa sconfitta rischia il posto Champions e noi ce la godiamo tranquillamente al secondo posto. Spero che quest'estate De Laurentiis e Ancelotti si facciano una bella combriccola e programmino il futuro. L'unica cosa che mi ha lasciato un po' dubbioso è la non presenza di Verdi, neanche la subentrato. Questo mi fa pensare che Verdi è già sul piede di partenza. Non lo so. Comunque, pagelline, pagellotte. Carnesis, 6,5, sul rigore non poteva fare nulla perché il rigore è un turn all'8, ok? Però ci è salvato in parecchie occasioni, sul tiro di D'Ambrosio, che l'ha vista all'ultimo, poi altri tiri però centrali, quindi è stato molto attento. Per fortuna quest'anno abbiamo un pacchetto portieri, Meret e Carnesis, Ospina un punto interrogativo, che vale e vale tantissimo. Ma qui 7, non ha avuto pericoli dalla sua fascia con Perisic, poi si è sovrapposto parecchie volte, ha corso, ha provato i cross diverse volte e poi ha servito l'assist del 3-0, sì, 3-0, assist per Fabian Ruiz, quindi va benissimo Kevin, che l'ultima presenza a San Paolo era contro la Juve, se non vado errato, ed è passato un parecchio tempo. Speriamo che quella partita contro la Juve, suo errore mega galattico, lo sapete tutti, insomma, se lo sia dimenticato, chiuso nell'armadietto e buttato la chiave, speriamo. Albiol 6, non ha avuto pericolo nel primo tempo, ha avuto più difficoltà con la doppia punta, Icardi e Lautaro Martinez, infatti lui ha fatto il fallo da rigore, che ci sta assolutamente. E vabbè, peccato, comunque si vede proprio la differenza della difesa con e senza Albiol, si vede proprio nettamente. Quindi se viene ceduto, da una parte
ci sta perché ha l'età, però dall'altra parte è difficile trovare un altro difensore che funzioni con Koulibaly. Appunto, Koulibaly 7,5, ha salvato di tutto, un voto in più, ovvero da 6-7, ok, e salvataggio sulla linea, fantastico, una lettura difensiva pazzesca, complimenti Kalidou. Gulam 6,5, sta facendo il Ramadan, lo facesse più volte, cazzo, ha giocato veramente bene, corsa, difesa, cross, cosa importante, quindi bravissimo, bravo, Fonzi fu. Bene, poi Calicon 7, mi è piaciuto, solito movimento che ha giocato quasi mezzalo, se ne dire, per favorire appunto gli inserimenti, ma qui, cosa che stiamo vedendo parecchie volte in queste ultime partite, devo dire, infatti il Napoli camaleonticamamente inizia a 4-4-2, però secondo me un 4-3-2-1, 4-3-1-2 ipoteticamente, comunque va bene così. Comunque Galeone ha sfiorato il gol su assist di Insigne appena entrato, però purtroppo è scivolato, ma comunque magari Galeone giocasse sempre così, un qualche gol in più non farebbe male. Alan 7, solito rubapallone, inutile aggiungere altro. Zielinski 7,5, mi è piaciuto, finalmente ha tirato il suo tiro da fuori area, finalmente ha avuto le palle quadrate di tirare da fuori area, perché lui, se capisce che può essere forte, è forte, basta, cioè si deve sbloccare mentalmente, secondo me. Lui è forte, deve solo essere consapevole di esserlo, come ha detto GA7, proprio ieri nel video, ma anche recentemente. E te hai ragione, GA7. Zielinski si deve sbloccare mentalmente, perché appena si sblocca diventa più forte, così evita di essere discontinuo. Fabian Ruiz 7,5. Paradossalmente lui, con un fisico così possente, gioca meglio esterno che centrocampista, è una cosa incredibile, cioè Fabian Ruiz esterno crea più pericoli oltre ad aver fatto doppietta, cioè giocasse sempre esterno, accattam due centrocampisti a sto punto in estate, ok. Mertens è difficile perché non ha fatto una bellissima partita, però ha segnato, ha fatto l'assist, quindi un 7, dai, anche lui un 7, ma sì, tutti hanno giocato bene alla fine, bravissimo, brava, segnata, ha fatto l'assist, quindi ha fatto il suo dovere. Milik nota dolente 5,5, è vero che gli sono arrivati palloni non giocabili, però anche lui, anche tu ti devi mettere a disposizione della squadra, tu devi essere prevenuto a dove va la palla, così la stoppi, segni. Non mi è piaciuto Milik, lo devo dire, non mi è piaciuto particolarmente. Poi Luperto e Younes senza voto, Insigne 6, appena entrato ha fatto un lancio incredibile per Calejon, che purtroppo è scivolato, ma comunque è entrato bene in partita. E chissà, io torno sul discorso di cessione o no, io non lo cederei, però mentalmente non deve essere egoista, non deve essere, cioè non si deve ingrippare nelle giocate, deve giocare semplice, come ha fatto ieri, ha giocata cross in mezzo, la Leo, così, o se segna magari. Comunque spero però che il Napoli l'anno prossimo ritorni con 4-3-3, spero, perché Insigne come esterno funziona meglio. E niente ragazzi, il mio giorno dopo è finito, un saluto a tutti, forza Napoli sempre! Ci vediamo con la carriera allenatore, forse, dipende, ok, comunque, vi terrò aggiornati su Instagram, un saluto a tutti ancora, ciao a io!